tutti, pirottini e pirottini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video, diciamo, di nostalgia, di ricordi. Perché faccio questo video? Allora, stamattina sono andato sul solare a sistemare un po' di cose e mi sono imbattuto in una scatola, in una delle mie tante scatole. Ho aperto questa scatola ed era piena zeppa di CD. Io faccio una premessa, adoro la musica da sempre, per questo che il video l'ho nominato Music is my life. Sono un gran spendaccione di CD, musica sempre, 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 sia in formato CD che in MP3. A volte compro anche le canzoni dai Digital Store, anche se io preferisco avere sempre avere il supporto CD. E volevo condividere con voi tutti i CD singoli, sto parlando dei singoli, che io ho comprato e ascoltavo anni fa. Fate il conto che di questa scatola è più o meno, non posso farlo vedere perché pesa un botto, è più o meno così, ne ho su ben 6 piene zeppe di CD singoli, cioè questi qui sottili, che di quelli giganti così. Quindi questo sarà un video, video ricordo, spero che vi piaccia. Scrivetemi nei commenti quali canzoni vi ricordate e qual è il vostro preferito qui sotto nei commenti. Iniziamo subito. Allora, ho qua una chicca, ho qui il mio primo CD che avevo comprato, perché io avevo già lo stereo, però non avevo il lettore CD e di conseguenza ho detto compriamo, visto che mi hanno regalato la radio col CD, il primo CD. E il mio primo CD era una compilation dance, perché io adoro la musica dance, è questo, It's on Five, numero 8 di Molella del 1994. Ragazzi, è ancora integro, cioè adoro. In effetti questo nessuno me lo deve distruggere, perché è veramente un cimelio. Vi posso dire un po' le tracce che c'era su i remix degli 883, un remix di Lucio Dalla, Africa Bambata, ICMC, Two Brothers on the Fourth Floor, Da Blitz, Mr. Signo, Amos, No Name, Ava Stone. Ogni tanto li ascolto e veramente, ragazzi, ritorno alla mente i primi, quei bellissimi tempi. Cioè, stiamo parlando del 94, io avevo 11 anni e questo era il mio primo CD dance compilation. Iniziamo con i singoli, perché veramente, ragazzi, sono un botto. Poi se volete che faccio anche la seconda parte dei miei singoli, fatemelo sapere che mi organizzerò e farò parte. Saranno circa un'80 qua, più o meno vista, poi non so se sono di più o di meno. Iniziamo subito, sto andando a caso, ho qua, la scatola è qua, cioè partono da qua i CD, ragazzi. Allora, incominciamo con uno dei miti che sicuramente voi conoscete, è Gigi D'Agostino con i Bla Bla Bla. Sicuramente questa canzone la conoscete. Se non sbaglio, questo è il mio primo singolo dance che mi sono comprato. Ovviamente sono tutti immacolati, a parte che alcuni hanno anche la copertina rotta. E la copertina, scusate, la custodia rotta, solo che queste custodie qua non riesco più a trovarle. Gigi D'Agostino, Bla Bla Bla. Ora che ho dato un'occhiata, mi sa che qua ci sono tutti i singoli dance e non quelli pop. Vabbè, nel caso, vediamo cosa esce fuori, perché sono curioso anch'io. Cioè, sta scatola qua sarà su da circa 4 anni e non ho ancora mai da tirare fuori questi CD. Cher, mi piaceva Cher con Strong Enough. No, Strong Enough. Na na na. Cioè, faccio. Meglio che non canto, perché faccio veramente pena. Cher, Strong Enough. Poi Believe, Do you believe in love? Andavo alle superiori quando era uscito questo singolo. In effetti sto singolo è del, non dimmi che non c'è la data,
Oddio. No, veramente non mi ricordo che quando è uscito il singolo. Non mi ricordo, ragazzi, che anno era uscito il singolo. 98. 1998. Believe di Cher. Poi abbiamo, vabbè, Alexia. Passiamo con Alexia. Per dire di no, che era del Sanremo del 2003. Non sto qua a dirvi tutti gli anni perché sennò il video sarebbe, sennò il video verrebbe fuori lungo. Alexia, per dire di no. Ovviamente se qualcuno li sta guardando mi dirà: ma li vendi? Col cavolo che li vendo. Poi abbiamo Alexia. Money, honey, I want your money, honey, I don't want your body, baby, I don't be your love. Ragazzi, veramente, se so la canzone ve la canto, se non ve la canto. Forse sarebbe meglio che non la canto. Poi abbiamo The Music I Like. This is the music I like. This is the music I like. Questa era una delle mie preferite di Alexia. Poi abbiamo questa, un'altra di Alexia, magari la conoscete poco. Si chiama Keep On Moving. Keep On Moving. Keep On Dancing. Dancing to the beat. Poi abbiamo Goodbye, goodbye, enough is enough for me, baby. Poi abbiamo questa la conoscete, sempre di Alexia. Ti amo, I love you. Poi abbiamo, beh, il classico dei classici di Alexia. Give me love, gimme baby, gimme love. Baby, gimme your love. Basta, non canto più. Gli acqua! Mai o mai, chi se lo ricorda? Che se non sbaglio stanno tornando gli acqua adesso. Mai o mai. Roses are red, le rose sono rosse. Beh, la classica dei classici, Barbie Girl. Ne dovrei avere altri, non so se sono in questa scatola o sono in altre scatole. Un CD normale, Valeria Rossi, Dammi tre parole, Sole, cuore, amore. Poi, ah no, ah qui, Lene, sempre degli acqua, It's a duty duty, You shake your booty booty. Eccoli qua. Turn back time, che era la colonna sonora del film di Sliding Doors con Gwyneth Paltrow. Abbiamo un Dr. Jones, Jones calling, Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones, get up now. Dr. Jones sempre degli acqua. Poi qua, cosa vedo, cosa vedo qua, ragazzi? Tanto di cappello, quanti bianchi. Sto parlando del mio mito, che purtroppo è venuto a mancare. Billy Moore, ragazzi, ho qua il primo singolo di Billy Moore. Up and down, don't fall in love with me. Veramente la adoro. E up and down, on my body, make me feel so scary, boomerang, shake it on, are you ready? Che Billy Moore era una drag queen, io adoro. Questo Weekend, sempre di Billy Moore. I keep on burning, Billy Moore. The New Millennium Girl di sempre Billy Moore. DJ speciale Factory Billy Moore Try Me. E un altro Billy Moore che è Come On and Do It. Mi si sta scaricando un attimo la batteria, quindi io interrompo questa parte e riprendo tra poco. Meno male che ho avuto una batteria di riserva, se no dovevo aspettare che si caricasse la batteria per riprendere il video. Comunque, riprendiamo i nostri CD, i miei CD. Ho qua i Venga Boys. Questa è We Lock to the Party. Di sicuro voi conoscete questo gruppo con la canzone Boom Boom Boom. Boom 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 Boom. I want you in my room. Let's banana together. Che c'ho anche il singolo di Boom Boom Boom. Spero di trovarlo in questa scatola o altrimenti. Non so veramente dove andare a recuperarlo, anche se ho voglia di recuperare quel CD lì perché è molto prezioso per me. Poi un altro CD dei Venga Boys, Kiss When the Sun Don't Shine. I wanna kiss, kiss, kiss when the sun don't shine. Oh. Che
Che poi ce n'è un altro di dei Venga Boys che è We're Going to Ibiza, però non so se è qui dentro. Vabbè, continuiamo con bene bene bene, i Nodab. Nodab, hey baby, hey baby, hey, voices, voices. Nodab con la mitica Gwen Stefani che cantava con il suo gruppo. E a proposito di Gwen Stefani, ho What You Waiting For? What you waiting for? Il CD è bellissimo perché è a forma di orologio. Se voi vi ricordate, il video era in stile Alice nel Paese delle Meraviglie, molto 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 bello. Poi fa sempre di Gwen Stefani abbiamo The Sweet Escape e ancora di Gwen Stefani Rich Girl. Questo. Poi abbiamo, mamma mia, prendiamo un pacchetto, le facciamo prima. Partiamo con le dance, contiamo con le dance. Magari queste qui non le conoscete, ma probabilmente le conoscete. Fargetta, cantare, sognare. Prezioso affetto di Marvin, che io adoro. Bonjour. RuPaul versus Gitta. RuPaul, la famosissima drag queen, che you know lady. Molella, The Whistle Party, molto molto bella, che era una canzone dance tutta fischiettata. Ancora Molella Love Last Forever. Nisha, Shock. Prezioso, Raise Your Power. La pronuncia in inglese, notare. Gabri Ponte a Fargetta con Music. Poi, questa è bella, Il Gioco dell'Amore. Veramente, io questa che me la ricorderò tantissimo perché la ballavo tantissimo. È il movimento, è la passione, è la fusione tra due corpi, tra musica e rumore che ti muove, facendo il gioco dell'amore. Amore, bellissima. Molella, TVAB, ti voglio ancora bene. Molella, If You Wanna Party. Alcuni veramente sono vintage. La musica che batte, Yelle. La musica che batte, il corpo che si muove, è magia, è semplice follia. Seguire adesso il ritmo che picca dentro il cuore. Cacchio, non mi ricordo neanche più le parole, sono passati tantissimi anni. Abbiamo anche, allora, Paps and Scar, La Luna, che era stata anche la colonna sonora di uno spot della TV, mi pare. Questa la conoscete, eh? Edusi, Dragostea in te, French Affair, I Like That. Oh mio Dio, mi si sta anche spaccando la custodia. Questi qui no, non si devono spaccare, questi qua sono sacri perché sono dance per me. Sono sacrissimi. Mr. Conrad, dire, fare, baciare. Thunder Lovers, Runaway. AFL 65 Episode 2. Brothers, Sexy Girls. French Affair, Comme Si, Comme Ça. Molella, Desert of Love. Fargetta, Fetoni Sara, I Will Rise Again. Paps and Scar, Loving You. Blackwood, You're the One. Un'altra di Educi, Mnes, Not a Boy or a Show. Spero di averlo pronunciato giusto. Questi ragazzi, cioè, io spero che li avete conosciuti e sentiti. I Gazzosa, Stay Con Me Forever. A proposito, ma che fine hanno fatto i Gazzosa? Qualcuno sa che fine hanno fatto? Questi ragazzini adesso saranno diventati ragazzi adulti, visto che il CD è del, oddio, non voglio rovinarlo. È del 2001, c'ha 19 anni questo CD qua, ormai saranno già sposati con sua famiglia. Poi andiamo avanti con Regina, You and Me, Neja, The Game,
Adesso sì. Lollipop, Don't Let Me Now. Ancora del Lollipop, Batte Forte. Alice, Moi Lolita. Rihanna, Pond Replay. Poi abbiamo Garbage con Breaking Up The Girl, che adoro. Cristina Milia, forse questa non la conoscete, When You Look At Me. Tatu, What About Us. Le mie cantanti preferite per sempre, le Spice Girls, Goodbye, che era il primo singolo del senza Jerry. Poi abbiamo questa sì che la adoro, ve la riconoscete questa? Narcotic, di Liquido. A proposito, ma quanti anni ha sto CD qua? 98! C'ha 22 anni, ragazzi! 22 anni! Poi abbiamo Delta V, un'estate fa, un rifacimento della mitica canzone di Mina. Poi Paola e Chiara con Hey. I Pink con Stupid Girls. Melanie C, Going Down, il primo singolo di Mel C delle Spice. Telepop Music Breath, che era lo spot della Peugeot 307. Un altro singolo di Mel C, I Turn To You. Poi Anastasia con Boom, che era la sigla ufficiale di FIFA 2002. Cioè, ragazzi, io ero uno spendaccione di singoli, perché io adoravo le canzoni singole più i remix che c'erano dentro, quindi potete immaginare. Pink, Feel Good Time, che era quella, la colonna sonora del Charlie's Angels. Poi abbiamo questa, io non dico niente perché voi dovreste conoscerla, la canzone titolare di Celine Dion, My Heart Will Go On. Poi non so che... Ah, questo qui mi è stato regalato dal mio ex. È un CD con dentro 4 canzoni, semplice. Ma la cosa bella è che il CD non è rotondo, ma è quadrato, quindi per ascoltarlo devi metterlo dritto, dritto, dritto. Poi abbiamo Eiffel 65, Too Much of Heaven. Gigi D'Agostino, Molella con il Nastro Rosa, canzone remix di Lucio Battisti. Prezioso, Marvin, Werewolf de Danza. Questa, The Thinking of You di Super Eva, che Super Eva era una cantante virtuale e aveva fatto questo singolo, che devo dire non è male. Poi French Affair, My Heart Ghost Boom. Poi questo ci tengo in particolare perché questo gruppo non è famoso qua in Italia, ma era famoso in Germania. Loro sono gli ATC, Uptown Shock Class, e vi dico una chicca: questo ragazzo si chiama Livio ed è di Bergamo. La canzone è molto molto bella, se mi ricordo vi metto il link sotto qua per vedere il video, perché è molto 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 bella. Di quel che so, purtroppo loro si sono sciolti adesso e questo mi dispiace molto. Ai Duci, un'altra canzone di Duci, More and More. Poi Sound Lovers, Shake Your Ass. Poi Madhouse, Holiday, questa cantante che cantava tutte le canzoni di Madonna in versione dance. Un altro CD di Regina con I Am Back. Miranda, quella che cantava Vamos alla playa qui alla fiesta. Poi un altro di French Affair Sexy. Carolina Marquez, Musica Mas Musica. Gigi D'Agostino e Albertino con Super. And Trovata da Riconci con Sama, doveste saperla. Morella con Tell Me. Poi andiamo avanti, c'ho l'ultimo, ragazzi,
Prezioso, Let Me Stay, Moby Porcelain, Gabin o Gabin, Dua Dua Dua, che era una canzone degli anni 30 e l'hanno rifatta, è quella che fa Bromenete, if you wake up a swing, Dua 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 Dua, che il video era molto 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 bello. Poi abbiamo, questo qui lo conoscete di sicuro, Axel Elf, The Crazy Frog. Un altro CD singolo di Prezioso, Let's Talk About a Man. Poi abbiamo Michael Gray, The Weeknd. Singolo di Jerry Halliwell, Bag It Up. Il singolo di Britney Spears, Baby One More Time. Poi abbiamo, eccolo qua, il singolo del debutto delle Lollipop, Down Down Down. Una questa bellissima, The Over Funny Out of Sight, Anastasia con Why Do You Lie, Wait You Lie to Me, Moby, We Are Made of Stars, Eminem con Without Me, Gala con Everyone Is Inside. Questa l'ho conosciuta dal vivo, ma fa musica dance, ma non è famosa in tutta Italia. Si chiama Mardi, Annie This Love. E finiamo con Molel con Baby. Ragazzi, io sono sicuro di avere altri CD, altri singoli. Se volete che vi faccio un'altra seconda parte di questi CD, dei miei singoli, fatemelo sapere. Io vi accontenterò, ma probabilmente la farò. Io con questo vi saluto, spero di fatto venire, di avervi fatto ricordare la musica degli anni 90-2000, ormai sono passati tantissimi anni, ma continuiamo a tenere alto il loro valore estetico, perché io dovrei cambiare le cover, ma soprattutto morale, perché la musica, parlo per me, questa musica a me mi ricorda tantissimo molti posti dove andavo a ballare. Quando andavo a ballare in discoteca la ballavo sempre, quindi questi CD hanno un valore molto molto importante per me. Io con questo vi saluto ragazzi, grazie per aver visto il video, mi raccomando commentate, spolliciate, condividete e seguitemi in tutti i miei social. Vi ringrazio, pilottini e pilottine, e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!